seguendo in web streaming dall'Italia o dall'estero. Questo è un evento pubblico dedicato al progetto europeo Creative Museum. Le presentazioni saranno in inglese per la maggior parte e due in italiano, cioè questa mia breve presentazione e l'ultima presentazione, quindi chi ha bisogno di voi degli auricolari può ritirare all'ingresso le cuffie. Il progetto Creative Museum viene da lontano, in realtà è stato concepito qui a Bologna nel settembre del 2013, nel corso della conferenza finale del progetto LEM, una rete che l'Istituto Beni Culturali ha coordinato, rete di progetti, eravamo arrivati a una sessantina tra partner e partner associati alla fine del progetto. Una rete dedicata ai musei, al lifelong learning, al dialogo interculturale e a tanti altri temi. Le colleghe che poi hanno dato vita al Creative Museum in quell'occasione si sono incontrate e hanno deciso che bisognava continuare in qualche modo a sviluppare i temi che avevamo trattato nell'arco di 3 anni. E così è nato Creative Museum e Cecil Marsan, che assieme a Joanne Sunderland e a Jenny Seung ha sviluppato l'idea e adesso sta coordinando il progetto, vi dirà di più a riguardo. Quindi diciamo che per noi è una grande soddisfazione qui ospitare questa conferenza, perché naturalmente è figlia di uno dei nostri tanti progetti. E poi la rete dell'EM naturalmente ha continuato a vivere anche all'interno di NEMO, del Network of European Museum Organizations, e quindi diciamo che siamo riusciti a dare una sostenibilità al progetto e con tanti contatti che si sono generati nell'arco degli anni. Il progetto guarda la creatività con un taglio particolare, il museo e la creatività, soprattutto dal punto di vista di quelli che sono le nuove tecnologie, in particolare il rapporto che il museo può intrattenere con la comunità dei makers, con gli artisti digitali e con queste nuove forme di creatività che stanno emergendo in modo sempre più forte. I contributi che questa mattina si alterneranno sono per la maggior parte di persone che lavorano, i partner del progetto, e avremo appunto da parte di Cecil una spiegazione più articolata di che cosa il progetto mira a realizzare, di qual è il partenariato. Diciamo che poi si concluderà nell'arco della giornata con i workshop pomeridiani, dove si approfondiranno alcuni di questi temi. In particolare diciamo uno di questi workshop pomeridiani, che è quello dedicato a Museo Mix, credo possa essere di particolare, sono tutti molto interessanti, tutti hanno ottenuto tantissimo successo in termini di iscrizioni, di partecipazione. Per quanto riguarda Museo Mix, a noi farebbe piacere di realizzare nel 2016 o 2017 un'esperienza di Museo Mix in Emilia Romagna. Quindi chi oggi pomeriggio parteciperà al workshop avrà anche gli elementi concreti per ipotizzare un'edizione di Museo Mix in Italia, se non in Emilia Romagna, comunque insomma qui da noi. Ecco. Qualche informazione pratica. Io mi auguro che abbiate ritirato tutti questo foglio che Joanne Sunderland utilizzerà nella sua presentazione per un piccolo gioco. Al tempo stesso che abbiate ritirato anche la scheda di valutazione, che per noi è molto importante e che vi prego di compilare o alla fine della mattinata, se non parteciperete ai workshop, o alla fine della giornata, quindi includendo nel vostro giudizio anche quello sulla partecipazione all'attività pomeridiana. Dal momento che la nostra mattina si esaurisce tra le 10 e le 13, non abbiamo ipotizzato nessuna pausa caffè, quindi se qualcuno muore per il bisogno di caffeina, ci sono tanti luoghi, c'è una macchinetta distributrice qui a fianco, c'è un bar usciti a sinistra, quindi potete assentarvi brevemente per questa necessità impellente se c'è.
Io concludo, quindi naturalmente sarò qui in sala, la nostra pausa pomeridiana è di un'ora e mezza, anche qui non c'è nulla di organizzato, però ci sono tanti punti ristoro in zona, potrete seguirci e qualcuno di noi andrà al self-service, altri andranno ai bar. Concludo ringraziando naturalmente i partner del progetto Creative Museum, cui BC è anche partner, per questo lavoro così innovativo, così appassionato e che sta veramente portando degli stimoli nuovi a tutti noi. Ringrazio i colleghi dell'IBC che ci hanno sostenuto nell'organizzazione di questa giornata, tutti i colleghi della regione, in particolare quelli che sono in cabina e ci stanno aiutando con per tutta quanto riguarda la parte tecnica e la connessione in streaming, e ringrazio anche anticipatamente le due interpreti. E quindi vi auguro buona giornata, buon ascolto delle nostre presentazioni e per chi di voi rimarrà al pomeriggio anche buona partecipazione ai workshop, che mi auguro siano particolarmente fruttuosi. Nel pomeriggio, finiti i workshop, abbiamo previsto un rientro qui in plenaria per una mezz'oretta per chiudere i lavori. Buona giornata.